Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi vi faremo scoprire il mondo del cheerleading. Buon divertimento! In questo video vedrete arm motion, delle piccole coreografie che per noi vengono chiamate performance cheer, le posizioni delle flyer e dei jump. Ricordatevi che questa disciplina è praticata sia da ragazze che da ragazzi. Un oggetto che caratterizza una cheerleader è il fiocco e oggi vi insegneremo a crearvene uno a casa anche a voi. Invece, per noi maschi, è il megafono che vi insegneremo a creare in un prossimo video. Siete pronti? Via! Partiamo con i materiali. Innanzitutto vi servirà un elastico per capelli e un foglio di carta, ma può andare bene anche un tovagliolo. Allora, iniziamo. Iniziamo mettendo il foglio in orizzontale e facendo un ventaglio, quindi facendo delle pieghe sia da un lato che dall'altro. Se lo volete colorato, potete benissimo colorarlo dopo con i pennarelli, oppure usare direttamente o un foglio di carta colorato o un tovagliolo colorato. Una volta fatto il nostro ventaglio, andiamo a legarlo con il nostro elastico, in questo modo. Bello stretto. Andiamo a metterlo. Una volta indossato, andiamo ad aprire le nostre ali di questo ventaglio. E voilà, il nostro fiocco da cheerleader è fatto. E adesso vi faremo scoprire il mondo del dance. Ciao! Vedere i primi due arm motion, che sono l'IV e il LOV. Ed ecco a voi la seconda sequenza delle arm motion. T E A T. Adesso vi farò vedere il dagger e il touchdown. Adesso vi faccio vedere la quarta sequenza delle arm motion. Lo touchdown, mi raccomando le braccia tese, l'attention. Lo touchdown, attention. Ora vi farò vedere la quinta sequenza delle arm motion. Left, right. Ed ecco voi la sesta sequenza delle arm motion. Adesso vi farò vedere la settima posizione delle arm motion, ecco il cuore. Adesso vi farò vedere l'ottava sequenza delle arm motion, così sarete pronti per fare la coreografia. Adesso ve la farò vedere di lato. Mi raccomando, seguite dietro e alla fine non dimenticate il sorriso. Five, six, seven, one, two,
three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ciao a tutti, mi chiamo Camila e sono la cheerleader. Oggi vi parleremo delle sette figure o sette posizioni più importanti per le flyer. Le flyer sono le ragazze, ma anche i ragazzi perché no, che stanno su nella piramide o nel gruppo. Queste sette posizioni sono i liberty, che vi farò vedere io, che è anche quella più semplice, l'arabesque, lo scale, l'heel stretch, il bow and arrow, lo scorpion e il needle. Mi raccomando, prima di fare tutte queste posizioni, allungatevi bene, se no rischiate di farvi male. Partiamo con i liberty, che è la posizione o figura più semplice che vi farò vedere io. Partiamo con le braccia perpendicolari al corpo, al torace, addominali e gambe tese. Ve lo faccio vedere ora da una parte laterale, così si vede meglio. Alzeremo la gamba sinistra, mentre la gamba destra rimane super tesa e addominali chiaramente tirati. Le mani vanno sotto il sedere e la gamba giù chiaramente tesa. E mi raccomando, punte tirate. E adesso vi farò vedere la seconda posizione della flyer. Si chiama arabesque. Mettiamo per bene le braccia a T, ci giriamo e tiriamo sulla gamba. Facciamo una posizione della flyer che si chiama scale. Allora, la gamba sotto è la destra perché è come se fossimo in liberty. Il braccio è in IV e la gamba sinistra la prendiamo in mezzo allo stinco dall'interno. Mi raccomando, tutte e due le gambe tese. Adesso vi farò vedere la quarta posizione delle flyer, yo stretch. Adesso vi farò vedere la posizione delle flyer che si chiama Scorpion. Adesso come ultima position delle flyer vi farò vedere il needle e mi raccomando stendete le gambe il più possibile. Questo era il needle e adesso vi faremo vedere come sono i jump. Ecco a voi il primo jump. Tutti lo conoscete come pena la T, noi cheerleader lo chiamiamo straight. Ecco a voi il secondo jump. Tutti lo conoscete come raccolto, ma per noi cheerleader si chiama tuck jump. Adesso vi faccio vedere il salto a stellina che per noi si chiama spridigo. Facciamo un jump che si chiama front hurdle. La gamba davanti è tesa e la gamba dietro è piegata. Il caricamento è sempre lo stesso e le braccia sono in touchdown. Quindi su dritte. Front. Adesso vi farò vedere il two touch.
jump. Si chiama pike. Mi raccomando, braccia dritte davanti a voi e gambe tese. Come avete visto, è una schiacciatina chiusa in un volo. Sei diventata anche tu un cheerleader, mandaci il tuo video mostrandoci quello che hai imparato insieme a noi e ricordati, non dimenticarti il fiocco. Ci rivedremo nel prossimo video. Ah, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella qui sotto. Ciao!